Eccola qui, la parte che skippano tutti, la macchina è l'altra. Ma fa bene a skipparla. Abracalaia mi ha detto, ma Fabio lo vedo scarico nei video all'inizio. Cioè, come bisogna fare per caricarti? Forse non riprendermi all'inizio, cioè questa è una violenza psicologica. Addirittura, o provare con la Keta, la seconda alternativa. Siamo arrivati a Venezia dopo un'ora e mezza di viaggio, tra l'altro siamo proprio a Venezia. Com'è stato il viaggio, di suo gradimento, signor Di Mauro? No, era brusca. E allora eccoci Fabio, finalmente arrivati al pallone tensostatico del Ponte San Nicolò. Hai detto che oggi si preannuncia una rissa, secondo te, nel prepartita. Vedremo se sarà così anche nel post. Una squadra comunque ostica, si può dire una delle partite più difficili, 7 punti. Tra l'altro sono reduci da un pareggio, i padroni di casa, per 2-2 contro il Saldo Tech Sant'Anna, stesso risultato vostro. Successivo comunque alla vittoria per 7-0 contro la Juvenilia Padova. Come ti aspetti che sarà la partita oggi? Quali sono le tue vibes? Rissa sì, rissa no? Vabbè, una vibes così di rissa, però non so io scatenarla, posso dire questo. Sei sicuro? Sì. Comunque, niente, come abbiamo visto, tutte le partite sono toste, tutte le partite sono difficilissime da sbloccare, a maggior ragione contro una squadra comunque che ha fatto buoni risultati, soprattutto in campi molto diversi rispetto a quelli in cui giochiamo, sono partite ancora più difficili. Eh sì, tra l'altro campo molto bello, un blu acceso, però la tribuna non mi agevola il lavoro quest'oggi, quindi vedremo. Sei reduce da 2 gol consecutivi per 2 volte di fila e oggi arrivano i sesti in classifica. Il tuo obiettivo qual è oggi? L'obiettivo è quello di squadra, quindi di vincere. Poi vabbè, se riesco ad aiutare la squadra con un gol o un assist, meglio, però veramente l'obiettivo è vincere e cercare di arrivare primi in classifica, che come abbiamo detto è molto tosta. Yes Work Valley che ha vinto 3-1 contro il Pernumia, quindi siete a meno 2, oggi è importante vincere per comunque rimanere lì. Sì, esatto, la cosa difficile nel vincere i campionati è appunto non perdere punti, e può succedere in qualsiasi partita. E adesso invece Fabio andiamo a leggere le domande che sono arrivate questa settimana per te. Partiamo dalla prima domanda da parte di Alessio Sacconi 959 che chiede: Fabio, secondo te chi è il membro del Rovigo con più esperienza? Poi ringrazio Alessio per i complimenti che mi ha fatto. Passiamo alla parte. Non lo so, chi è quello più vecchio? Cioè, non più vecchio, quello con più esperienza. Vabbè, spesso coincidono. E tra l'altro qui vicino a noi c'è Eros Guaraldo, quindi verrebbe da dire Eros. Eros è uno di quelli con più esperienza. Però ce ne sono tanti, Eze, anche Davide, penso. Poi sì, sicuramente ci sono i capisaldo della squadra, come Branca, Pisa, che comunque sono giocatori importanti e di esperienza e permettono comunque a noi più giovani di emergere. Ne devi scegliere uno. Pisa, dico Pisa. Passiamo alla domanda di Gioacchino Bruno che ti chiede: ciao Fabio, ottime prestazioni, quest'anno secondo te riuscirai a fare 40 gol? 40? Sono tanti 40. 9 nelle prime 5, quindi c'è da fare una media. Sono 22 partite totali, ne mancano 17. Sì, vabbè, diciamo che potrei arrivare in prospettiva su quella cifra, però è difficile continuare così perché poi ci sono ovviamente i down durante la stagione, i momenti... A chi ti riferisci quando dici ci sono i down? Rifacciamo. Ovviamente ci sono i momenti di calo durante la stagione e quindi sono quelli momenti tosti in cui si deve cercare di rimanere costanti. Ma poi, come detto, l'obiettivo è quello di squadra perché è un obiettivo tosto e quindi c'è da dare la priorità a quello. Alessio Tosci invece ti chiede: Fabio, quest'anno giocherai nella Napoli YouTuber League? Non diciamo niente, dai, però... Sì, non so, può succedere di tutto, però... Tra l'altro mandiamo un grossissimo in bocca al lupo a Samuel da parte nostra e ci dispiace tantissimo per il tuo infortunio e ti auguriamo di riprenderti nel tempo più breve possibile. Un abbraccio. Volevo chiedergli se giocai titolare, secondo te quali sono le abilità? Ma secondo me alla fine noi siamo sempre un po' in bilico, cioè penso che comunque il mister faccia delle valutazioni, non dia per scontato tutte le settimane, dice questa settimana gioca Pisa, questa settimana gioca Fred. Cioè per me lui comunque ci pensa, però secondo me Pisa è comunque una certezza di questa squadra, quindi ci sta che giochi lui. Spesso c'è un po' di rivalità, no, tra portiere primo e secondo, no? Come porta con Pisa. Sta cosa l'ho detta 100 volte, eccolo che è arrivato, vieni qua. Go! Se me l'ha fatto apposta, appena chiesto a me che rapporto abbiamo. Diglielo. Rapporto di merda. Io lo odio. No. Abbiamo intercettato Ezechiel Morello il prima possibile perché è una domanda che ti hanno posto tantissime. Al minuto 8 e 20 del video precedente, cos'è che dovevi portare? Lo porto io. Allora, io di lavoro faccio l'imbianchino e qualcuno ha scritto che stavo controllando se era sporco il muro. Ed è vero, in effetti. Allora confermi la versione precedente di Fabio. Ci siamo confrontati sul gruppo della squadra. Abbiamo constatato che ha detto che il muro era sporco. Io avevo detto questo, il muro è sporco. Sei fortunato che non c'è la prova audio. Però non vorrei più lo zoom durante le partite troppo vicino. E allora eccoci all'interno del palazzetto dello sport del Ponte San Nicolò, una struttura tensostatica, un po' come quella che abbiamo visto l'anno scorso a San Giovanni. Quest'oggi padroni di casa per provare a vincere in questa sesta giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto, e centrale il terzo risultato utile di fila. Dopo la vittoria per 7-0 contro la Juvenilia Padova è arrivato il pareggio 2-2 contro il Zadotec, un po' come è successo per il Rovigo. Quest'oggi comunque per dare una reazione a una squadra sesta in campionato che non se la sta cavando male, per onor di cronaca, quindi oggi cercherà sicuramente di dare filo da torcere a Fabio e compagni
che sono reduci a loro volta da 5 risultati utili di fila, 2 vittorie consecutive, a dare un segnale comunque ben delineato. Rovigo che resta il terzo miglior attacco del campionato grazie alle loro 27 reti realizzate, invece 9 i gol subiti che caratterizzano la terza miglior difesa. Dalla parte opposta invece un Ponte San Nicolò che non concede tanto, solamente 10 i gol incassati, pensate un po', quindi quarta miglior squadra in questo senso. Invece per quanto riguarda il reparto offensivo, 22 le reti realizzate per la squadra di Martino Maritan. Infine per quanto riguarda i bomber delle due squadre, da un lato troviamo Fabio Di Mauro con le sue 9 reti realizzate, 2 doppiette negli ultimi 2 incontri. Dalla parte opposta invece per il Ponte San Nicolò troviamo Anupar Furlan con 4 reti. Adesso andiamo ad assistere al match, sistemiamo tutta l'attrezzatura e vediamo cosa ci riserverà questa sesta giornata del campionato di Serie D di Futsal. Andiamo a scoprirlo! Oggi situazione più che critica in quel di Venezia, perché guardate un po' come siamo messi. Si fa anche tantissimo freddo tra l'altro all'interno di questa struttura, però vabbè, si sa, il prezzo dell'energia elettrica è aumentato. Match day game on al Palasport del Ponte San Nicolò, ad un passo da Venezia, per assistere e raccontarvi quella che sarà la sesta giornata del campionato di Serie D di Futsal. Quest'oggi i ragazzi di Mister Gonzato fanno visita a quelli di Martino Maritan e per continuare sul filotto positivo di 2 vittorie consecutive, ma soprattutto 5 risultati utili di fila. Invece sappiamo bene che i padroni di casa sono reduci da 2 buoni risultati, il 7-0 su tutti contro lo Juvenile a Padova, ma soprattutto il 2-2 contro il Sadotec Santana, pareggio l'unico arrivato in questa stagione anche per il loro Rovigo. Intanto andiamo a vedere le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dai padroni di casa, che schierano Sartori in porta difeso da Zagatti, laterale destro Bruscaglin, laterale sinistro Karasanovic e come pivot Carbush. Rispondono così invece gli ospiti con Pasello in porta difeso da Morello, laterale destro Mariotto, a sinistra Fabio Di Mauro e come pivot Garofalo. Ormai è tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara, come sempre lo sguardo di Fabio rivolto a Pasello, e si parte con lo scarico all'indietro da parte di Carbush per Zagatti. Morello cerca una soluzione tra le linee, va a pescare Fabio Di Mauro che duella con Bruscaglin, poi in buca dentro per Garofalo, il destro neutralizzato subito dal numero 1 Sartori. Zagatti allarga il gioco a sinistra dove c'è Bruscaglin che cerca di sfidare Fabio che lo pressa, arriva anche Garofalo, si rifugia in fallo laterale. Zagatti, Karasanovic, da questi a Carbush che tenta ora la verticale che non arriva perché capisce tutto Garofalo, ma capisce tutto anche il capitano del Ponte che verticalizza in direzione Bruscaglin che tenta il dribbling ai danni di Fabio Di Mauro che mette davanti il corpo e si riappropria del possesso. Mariotto, Ezequiel Morello, giocatore italo-argentino, i giochi con la sola, poi cerca l'aiuto di un compagno che arriva in Fabio Di Mauro che la sfida Bruscaglin uno contro uno. Fabio Di Mauro, il sinistro ad incrociare, a battezzare l'1-0 del Rovigo che si porta avanti dopo solo 4 minuti di gioco grazie al decimo centro in questa stagione per Fabio Di Mauro, che ora ringrazia anche Ezequiel Morello per il passaggio fatto coi tempi giusti. Rivediamo quello che è accaduto, gli hanno lasciato un minimo di spazio al bomber del Rovigo che ha preso così le distanze e ha avuto il tempo per poter insaccare sul secondo palo, quello più lontano dal portiere, che ha provato ad uscire ma non è bastato per contenere i danni. E adesso vediamo quale sarà la reazione anche a livello psicologico per il Ponte, con Fabio Di Mauro che riconquista una sfera, poi battaglia con 2 avversari ma si va a riprendere ugualmente questo pallone. Fabio Di Mauro, poi va da Mariotto, da questi Ezequiel Morello, il Rovigo respira e respiro anch'io con il 14 che va dall'8, il dialogo tra i due, poi bella la verticale per Fabio, bello ora proprio tutto il gioco del Rovigo. Garofalo ruota e si va a riprendere la sfera, poi torna indietro da Morello che trivela dentro sempre per l'8 del Rovigo. Adesso esce Sartori e si rifugia in fallo laterale. Ezequiel Morello, Fabio Di Mauro, da questi a Mariotto, toccato duro Fabio Di Mauro da Karasanovic. Rivediamo anche quello che è successo dal replay, fallo veramente sciocco fatto solamente con l'intento di far male all'avversario. Peccato che il direttore di gara non abbia ravvisato l'infrazione di gioco e che fino ad ora stia constatando maggior premura per i falli laterali cambiati piuttosto che per i contatti. Ma seguiamo Mariotto, il suo sinistro fa la barba al palo e si perde sul fondo, sempre l'8 che va dal 9, poi anche un contatto, forse un tocco con la mano, qualcosa da recriminare Fabio Di Mauro, ma riparte Carbush sempre con l'assistenza di Bruscaglin. Andiamo a rivedere quello che è successo, il sinistro di Fabio, e qui si mano larga per Zagatti, non ravvisata proprio dall'arbitro che era lì a 2 passi. Dunque si rimane sul punteggio di 1-0 per il loro Vigo, ma seguiamo Bruscaglin che cerca di fare fuori Fabio, ben posizionato, arriva anche Mariotto a dargli una mano, ed ora rimessa in gioco per il Ponte con Zagatti che va da Livieri, il destro deviato da Ezequiel Morello prima dell'intervento di Pisa. Accenti dentro per Zagatti, ancora Accenti, cerca la verticale, tanta confusione, prova a ripulire Ezequiel Morello che va da Mariotto, da questi a Fabio Di Mauro che sfida il 17, tutti gli spazi sono chiusi, lo sa il 9 che deve ripartire sempre con l'assistenza del Pocio Morello che cerca la verticale, Garofalo perde il possesso, poi riparte Zagatti, Fabio sporca questo pallone ed ora riparte ancora una volta il Ponte che ora sta spingendo maggiormente con Bruscaglin che imbuca dentro per Livieri, Pise, la parata incredibile con la coscia sinistra. Poi calcio d'angolo con Zagatti che ci prova ancora, Morello, la palla rimane lì,
Prova Xenti a costruire qualcosa. Non riesce però a trovare nulla se non il possesso per il Rovigo. Adesso ingenuità di Mariotto, il destro di Livieri ad un passo dalla rete del pareggio, il numero 16 del Ponte San Nicolò. Mariotto dentro la sfera per Fabio, toccato da Xenti. Nessun fallo anche in questo caso. Di Mauro, Mariotto. Eze alza questo pallone direzione 9, non si chiude il triangolo ma glielo chiude involontariamente Bruscaglina. Ancora Ezequiel Morello, il suo destro neutralizzato ancora una volta da Sartori, che ha compiuto un vero e proprio miracolo in questo caso. Ancora il giocatore veneto argentino a cercare l'inserimento di Garofalo, inserimento che non arriva, buono il ripiegamento di Furlan, poi pasticcia un po' Sartori, Fabio dentro Garofalo dopo il recupero della sfera da parte di Mariotto, ma l'azione è ancora viva con Fabio che cerca il dribbling, chiede un po' troppo anche a se stesso. Xenti si va a riprendere la sfera, ma se la va a riprendere anche Mariotto. Adesso l'uno contro uno, ancora vinto dal numero 8 del Rovigo, che staranno manforte là dietro. Garofalo, Eze cerca l'aiuto di un compagno, tacco sola per Mariotto, il sinistro sul secondo palo, capisce tutto Furlan che ora può ripartire, c'ha due soluzioni, preferisce andare a sinistra da Livieri, Pasello, e poi ancora il capocannoniere del Ponte San Nicolò non riesce a centrare lo specchio della porta. Ma seguiamo Fabio Di Mauro che sfida il numero 4, lo salta fuori secco il 9, poi va da Ayrton Mariotto, il suo sinistro scheggia il palo e si perde sul fondo. Rivediamo quello che è accaduto dal replay. Ottimo il sinistro, bella la coordinazione. Il portiere era comunque sulla traiettoria del bolide del giocatore con la 8 del Rovigo. Ma seguiamo Sherrud appena entrato che va da Eze, cerca la soluzione, la trova dall'altra parte con Fabio Di Mauro che prova l'inserimento per Sherrud. Bella la sfera, bella anche l'idea, ottima la chiusura di Michelotto. Sempre Sherrud a cercare la palla al centro, Michelotto per poco non compie la gaffe dell'autorete. Sempre il 7 che va da Eze, il tiro rimpallato, Livieri, poi ancora Eze con Fabio tutto solo al centro, ha preferito calciare in porta il 14. Seguiamo Fabio Di Mauro che va da Mariotto, che va a pescare ancora una volta Fabio Di Mauro, il sinistro, voleva replicare quanto visto circa 12 minuti fa, non c'è riuscito in questo caso il bomber del Rovigo. Michelotto va da Xenti, il sinistro sporcato proprio da Fabio, sarà calcio d'angolo. Sempre il 4 dalla bandierina, va da Livieri, il suo destro non spaventa particolarmente Pise, che però deve effettuare una parata in due tempi. Eze, controllo con la sola, sempre elegante da queste. Mariotto cerca il dribbling, poi commette anche un fallo con Livieri che si va a riprendere la sfera. Ancora Xenti, Fabio, un leone, riconquista la sfera e poi Mariotto. Ora è 3 contro 2, attenzione al Rovigo che può approfittarne da questi. Eze in buca sul secondo palo, che chiusura di Furlan! Una chiusura incredibile quanto rischiosa, ma al contempo provvidenziale. Sherrud, Di Mauro. Prova a ripartire, bello il pallone in direzione Sherrud, poi ancora il sinistro di Fabio, rimpallato da Michelotto, deve ripartire il Rovigo, sempre con l'assistenza di Ezra, questi a Fabio con 2B, Di Mauro. Le finte con la caviglia, cerca la verticale per l'11, verticale che non arriva, Michelotto poi prova a contenere i danni e si rifugia in fallo laterale. Eze, palla dentro, la mischia non è finita, ancora Ezequiel Morello, esterno della rete per lui. Sempre il 14 del Rovigo, va a pescare a sinistra Sherrud che riesce a lavorare un pallone difficile direzionato Fabio Di Mauro che allarga per Danny Fabio, il suo destro alto di pochissimo, ha toccato anche Sartori, ma seguiamo sempre Sherrud che va da Fabio Di Mauro, allarga il gioco direzione Morello, uno sguardo al centro, voleva pescare il secondo palo dove era appostato Fabio, pallone calibrato non alla perfezione, intanto esce ora Fabio Di Mauro, entra Loato, un cambio che ci siamo abituati a vedere lungo l'arco di questa stagione, ma seguiamo subito Xenti, sbaglia il passaggio per Michelotto, ne approfitta Sherrud e arriva il gol di Ayman Sherrud, ancora una volta lui, terza rete consecutiva, terzo gol in campionato, ci ha preso gusto il classe 2000 neoacquisto del Rovigo che ha faticato tanto nel suo inizio di campionato ma ora pare non volersi veramente più fermare. Rivediamo qui l'ingenuità clamorosa e poi il suo destro è scivolato a trafiggere Sartori sotto le gambe, è un gol importantissimo perché porta a più 2 la squadra di mister Gonzato quando sono passati 22 minuti fino ad ora, c'è tutta una partita da giocare ma il risultato è interessante. Ma adesso torniamo in campo perché c'è Conte che allarga il gioco direzione Livieri, il suo destro, Pise! Che parata ha fatto l'uno del Rovigo che con la manona sinistra, rivediamo anche dal replay, ha neutralizzato così la conclusione del 16 del giocatore in camisetta blanca. Non si è fatto cogliere impreparato ad una delle palle nitide più nette generate per i padroni di casa, ma c'è un Fabio con 2B che vuole ripartire, lo fa con l'assistenza di Sherrud. Buono l'1-2, ancora l'11, il suo destro, poi Sartori rimane giù, ancora l'11, fallo. E danni del portiere dei padroni di casa, per poco non è riuscito a trovare il 3-0. Danny Fabio, intanto Loato che vuole tenere viva la sfera, Conte battaglia, Sherrud se lo va a riprendere, dunque ancora Loato, lotta tra il 6 e il 4, poi Sherrud il palo!
praticamente a porta vuota, incredibile, Ayman Sherwood. Rivediamo, ottima la collaborazione tra Loato e Sherwood, e poi con l'esterno della scarpina destra, non inquadra lo specchio della porta, forse sarebbe stato meglio calciare col piede debole il sinistro. Intanto si conclude così il primo tempo, 2-0 per il Rovigo, è un Rovigo che sta premendo sull'acceleratore, sta andando forte, ma c'è tutto il secondo tempo da giocare, andiamo a vedere come andrà. Allora eccoci al termine del primo tempo, il punteggio dice Ponte San Nicolò 0, Rovigo 2, una bellissima partita dove l'ha fatta da padrona l'agonismo, una componente sicuramente che c'è stata in quel di Venezia. I ragazzi di Mister Mauro Gonzato si sono portati avanti grazie al decimo centro in questa stagione per Fabio Di Mauro, è già doppia cifra alla sesta giornata, mentre dalla parte opposta poche azioni create, quelle comunque costruite dai padroni di casa sono state pericolose, hanno insidiato in più riprese la porta difesa quest'oggi da Pise, ancora lui il titolare, Francesco ancora lì in panchina che fibrilla per il suo ingresso in campo da titolare. E ora però io non la vedo così tanto facile, c'è tutta una ripresa da dover giocare, bisogna indirizzarla su piani ben specifici, fare il terzo gol per poi dopo ammazzare la partita. Fabio ha detto che nel pre-partita aveva sentore di rissa, devo dire che stando così vicino al campo anch'io ho avvertito un po' queste vibes, vediamo se nel secondo tempo gli animi si placheranno e saranno comunque tranquilli o se si sfocerà nella prima rissa stagionale di Fabio Di Mauro, andiamo a scoprirlo. E allora eccoci nuovamente collegati assieme per seguire il secondo tempo di Ponte San Nicolò Rovigo, una partita in cui urge avere sempre livelli alti di concentrazione, lo sanno i ragazzi di Mister Gonzato che sono entrati in campo con la giusta determinazione e vedremo se riusciranno a mantenerla anche nei secondi 30 minuti di gioco, ma seguiamo Bruschein che va dentro da Panizzolo, il destro esterno della rete, buona la conclusione del 2 del Ponte. Garofalo, Fabio, il colpo di tacco da biliardo, innescare nuovamente il 10 del Rovigo che cerca una soluzione, la trova all'indietro per Mariotto che va sempre da Garofalo, cerca di sprintare, chiuso sempre da Panizzolo. Accenti, buono il dribbling e danni proprio del 10 del Rovigo, cerca una soluzione, l'imbucata che non arriva, capisce tutto Morello che ora innesca in contropiede Fabio, attenzione, 2 contro 2, ancora Di Mauro, cerca lo spazio per il centro, il sinistro, Murato, poi il destro, direzione Garofalo! E arriva il 3-0, marchiato Raffaele Garofalo, ancora una volta lui, sesto centro di stagione per il vice bomber del Rovigo, secondo nella classifica marcatori per la propria squadra, ennesimo assist di Fabio, un gol che spezza le gambe, forse anche gli equilibri di questa sfida, vediamo quanto sarà importante, bello il gioco di gambe di Fabio, poi il destro dentro per Raffaele Garofalo, più o meno involontario che sia, arriva anche l'assist per il 2002 del Rovigo e arriva invece il gol per Raffaele Garofalo, il suo sesto, un giocatore sicuramente importante, un binomio il 9 e il 10 per il Rovigo, fondamentale ai fini del campionato, ma seguiamo ancora Fabio innescato da Morello, la palla messa al centro proprio per il 14, rischia l'autorete Accenti e poi la palla è ancora viva, cerca di sbarazzarsene il capitano del Rovigo ma Fabio se la riprende, ancora Morello, Bruschein si immola sul tentativo di tiro del numero 14 del Rovigo, riparte Panizzolo che va da Zagatti che torna dal 2, cerca ora una soluzione alternativa il giocatore del Ponte, soluzione che non arriva, capisce le intenzioni Garofalo che carica il destro Sartori, ma poi non è finita, allontana sempre il 2 in camisetta bianca, Fabio ordinaria amministrazione col Poccio, poi cerca un'altra soluzione, la trova in Mariotto, Garofalo adesso deve giocare anche col cronometro la squadra di Mister Gonzato, mentre dalla parte opposta Bruschein che deve dare la carica, verticalizza per Accenti, ma capisce tutto Fabio che poi in protezione sul 17 difende la sfera, difende il possesso, ancora Fabio Di Mauro elegante con le finte, torna da Mariotto, Garofalo sempre a lottare con Zagatti, Fabio riconquista, dribbling su Panizzolo, Fabio Di Mauro, che giocata da parte del 2002 con la 9 del Rovigo che voleva far venire giù tutto il Palasport del Ponte San Nicolò. Rivediamo qui la Veronica e poi il sinistro che fa la barba al palo, lo accarezza, ma la fortuna ha voluto che questo pallone non si insaccasse per la sua doppietta personale, sarebbe stata la terza di fila, ma c'è ancora Fabio, un gran numero su Livieri, poi Garofalo dentro Fabio, attenzione, contatto, tutto regolare, altra giocata super, sta facendo quello che vuole Fabio Di Mauro, ancora una volta. E ora Olivieri cerca lo spazio per la conclusione che arriva, alta, Pise, tutto under control. Possesso Pasello che cerca una soluzione in profondità, la trova con la sponda di Fabio per Sherwood, Michelotto però gli sporca la palla, la riconquista dunque Furlan che riparte da Gas, allarga poi a sinistra dove trova Olivieri il destro, Pise! Ancora una volta e poi c'era anche Mariotto, intanto Olivieri dentro per Panizzolo, ma il direttore di gara dice che la palla non era del tutto ferma. Mariotto riparte con la collaborazione di Guarado che gioca una sfera difficilissima, ma non per Fabio che la tiene in campo. Ancora il 9 che dialoga con Sherwood, c'è Guarado a destra, lo vede il 7, poi il 3 voleva andare dal 9, capisce tutto Panizzolo che riparte sempre con Olivieri che allarga il gioco sempre direzione 2, sterza, dribbling su Sherwood, poi ancora Olivieri, il destro sporcato da Mariotto e poi Michelotto, ma c'è stato un tocco con la mano da parte di Ayrton Mariotto, intanto esce Fabio, solito cambio come nel primo tempo, fuori per Loato, adesso calcio di punizione dalla mattonella, interessante
per Aksenti, che è pronto a caricare il suo sinistro. Guarda la porta, Aksenti! 3-1! Ed ora accorcia le distanze il Ponte San Nicolò, grazie al suo numero 17 e grazie alla sua prima marcatura in questo campionato. Ora è 3-1, rivediamo qui la bellissima bordata. La palla è stata messa proprio in quello spazio in cui per un portiere diventa quasi proibitivo intervenire, ovvero tra la spalla e la testa. Anche Sherwood, ben appostato, poteva fare poco altro se non guardare il pallone inzaccarsi. Intanto Furlan, Lo Ato allontana Sherwood, attenzione, interviene Livieri. Sherwood gli trattiene la maglia e si avvicina il direttore di gara, che estrae il primo cartellino giallo che arriva ai danni del Rovigo al minuto numero 17. Giallo giusto. Livieri si gira il destro. Pise neutralizza così il tentativo del 16, ma adesso sta prendendo fiducia il Ponte, mentre deve ritrovare la fiducia il Rovigo, e lo fa grazie a questa giocata di Garofalo, il destro, Sartori, e poi Michelotto allontana i pericoli. Bellissimo qui lo squillo e la giocata di Garofalo, che ora prova a fare la boa, cerca un rimorchio, lo trova in Fabio, alta, altissima, e Rossi in protezione cerca lo scarico, lo trova in Fabio Denny, che verticalizza di prima per Garofalo, che torna dall'11, che vuole tornare dal 10, che è al mercato mio padre comprò, mi verrebbe da dire. Ottima la chiusura di Michelotto, giocata dal coefficiente di cui considerevole per Raffaele Garofalo e Denny Fabio. Per il punteggio continua a essere sul 3-1, mentre rientra Fabio Di Mauro proprio al posto di Raffaele Garofalo. Vuole congelare il tempo mister Gonzato attraverso il possesso l'ennesimo di Fabio Di Mauro, che torna da Lo Ato, da questi a Guaraldo, ma riparte dalla porta opposta Aksenti, che sfida Fabio, che si va a riprendere la sfera, viene messo giù anche dal 17 del Ponte San Nicolò, riparte l'altro 17, quello del Rovigo, poi tanta confusione, si va a riprendere la palla Aksenti, messo giù proprio da Chinaglia, arriva però anche il direttore di gara ad ammonire Aksenti, giocatore del Ponte San Nicolò, per l'infrazione commessa in precedenza sulla ripartenza di Denny Fabio. Ultime manovre di costruzione per il Ponte quando mancano all'incirca 90 secondi di gioco. Al termine dell'incontro Aksenti, 1-2 con Zagatti. Aksenti! Pise non è in vena di fare regali quest'oggi, l'ha dimostrato ancora una volta. Fabio con 2B, va da Morello, la verticale lunghissima, Fabio Di Mauro invece non può arrivare sulla sfera, scortata da Sartori, ci arriva invece con un gran guizzo il numero 9, poi Panizzolo scorta l'uscita della sfera dalla parte opposta, però ottimo il guizzo di Fabio, che ci ha creduto fino all'ultimo. Aksenti su calcio di punizione, voleva replicarsi ancora una volta e trovare la doppietta, doppietta che non è arrivata, il punteggio si conclude con Ponte San Nicolò 1, Rovigo 3, una bella vittoria importantissima ai fini della classifica, sempre più secondi, a meno 2 dello Jesse Orkvali. Adesso andiamo nel post partita. Allora eccoci nel post partita di Ponte San Nicolò, Rovigo, una partita combattuta, lo sapevamo alla vigilia, tu avevi preannunciato un'ipotetica rissa che poi non c'è stata, un primo tempo comunque è andato bene perché l'avete chiuso col punteggio del 2-0, il secondo tempo avete faticato un pochettino in più, tu come l'hai vista dal campo? Abbiamo vissuto quello che abbiamo fatto con le scorse partite, cioè che sono difficili da sbloccare, però a differenza delle altre partite loro sono stati molto molto più tosti, anche quando siamo andati sul 3-0 hanno reagito e poi sul 3-1 hanno comunque continuato ad attaccare, a metterci sotto, e quindi sono stati molto più tosti loro che tutte le altre squadre. Per me è stata la squadra più difficile da far contro rispetto alle altre. Comunque venerdì prossimo arriva il Torreio, un altro avversario sicuramente sì, ostico. Loro sapevamo, comunque un piccolo dato sull'incontro, come ho detto nel pre-partita, sono la quarta miglior difesa del campionato, voi la terza. 9 gol presi da voi, 10 da loro, quindi comunque sono dopo di me, mi sa, come miglior attacco. Quarta miglior difesa. E mi sa anche quarto miglior attacco. Oggi quanto volevi fare il secondo gol? Ho visto che anche quando stavi per uscire... Minuto... Dai, dai, riprendi, riprendi. Dai, riprendi, riprendi. Ragazzi, un'intervista che è un attimino da riparametrizzare. Intanto vediamo tutti i fan. Diciamo che la società Ponte San Nicolò non ha preso troppo bene il fatto che dovessimo chiudere il video. Hanno detto che dovevano spegnere le luci, motivo per il quale, ecco, siamo qui con i fan. Hanno rosicato un pochettino, ma ci sta d'altronde. Vabbè, oh raga, è lo sport. Se non avessero rosicato ci avrebbero lasciato accese le luci per 2 minuti. Chiusura casereccia. Intanto ringraziamo tutti coloro che stanno accendendo le torce per farci chiudere il video. Davvero stupendi, ed è stata un'accoglienza bellissima quella di Ponte San Nicolò per i fan che sono arrivati oggi a sostenere. Passo la palla un po' a tutti voi come meglio posso. Come avete visto la partita quest'oggi? Vi sareste aspettati un Fabio più in forma, meno in forma? Ha deluso le vostre aspettative o no? Fabio è troppo forte, si vede in campo. No, allora, prestazione sublime da parte di Fabio. Mi aspettavo più gol, ma prestazione che al bacio. Il Messi del calcio a 5. Qualcuno invece che ha un insulto per Fabio? Sì, vai. Sì, oggi ho visto un Fabio un po' sottotono, sinceramente, perso qualche pallone anche in fase offensiva, male. E anche una critica al mister che non fa giocare Francesco, io andrei a dire su al mister, poi non lo so. Giustizia per Francesco Di Mauro. Bravo. Hashtag giustizia. Aspetta, vorrei rivedere anche Antimo nel campo. Raga, magari. Un'esultanza a Fabio. Bisogna
bisogna inventarla, cazzo. Vai, proponete, dai. La freccia di Abra Kalaya. Abra Kalaya che è rimasto ancora qui nei cuori dei giovani fan che lo seguivano già l'anno scorso. Cosa pensate su Nick? È un fenomeno Nick Abra Kalaya. Quanti gol ha fatto l'anno scorso, tu che lo segui così? No, non mi ricordo, non mi ricordo, però è tanto forte, lo vedevo e... Poi è albanese come me, quindi... È barese? Albanese come me. Ah, dicevo barese. No. Allora ragazzi, a questo punto del video cosa dobbiamo fare? Lasciare un like obbligatoriamente, commentare il video, iscriversi al canale, ti fare sempre Fabio Di Mauro. Fabio! 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 Fabio!